Un caro saluto agli ascoltatori di Radio Radicale, a cui per la rubrica Albania italianofona dobbiamo portare una specifica altra realtà italofona di un cittadino italiano che oramai ha scelto di vivere in Albania, a Vallona. E non è l'unico lui, però oggi portiamo la sua storia. Abbiamo ospite di questo programma. Allora, Ferruccio, Salvatore Ferruccio, ti ho seguito nelle tue trasmissioni e ho pensato che vale la pena portarlo all'attenzione dei nostri ascoltatori. Grazie. Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Io Salvatore, potresti farci presentare velocemente, in modo telegrafico? sono un professore adesso in pensione, mi sono se ho Ho insegnato, ma al di là di insegnare, nella mia vita ho fatto tante cose. Tra l'altro voglio dirti che un po' di anni fa, 2 o 3 volte, sono stato intervistato da Radio Radicale. È bello, piacere. Da dove sei e quando è che Io sei arrivato a Vallona? sono della provincia di Salerno, conosco Vallona dagli inizi degli anni 90. E, tra l'altro, nel 91, quando arrivò quella famosa nave a Brindisi e poi dopo a Bari, due albanesi sono venuti a stare con me. Uno si chiamava Madrid, era un professore dell'Università di Tirana. Io a quell'epoca, al di là del mio lavoro, che lavoro come nel settore dentale, la mia professione, ma avevo una casa editrice che pubblicavo vari libri, vari giornali, e lui venne a lavorare con me nella mia casa editrice, che si chiamava Scriba. E l'altro pure mi aiutava, è stato con me, poi siamo tornati insieme qua in Albania, ho conosciuto l'Albania, poi ci sono ritornato varie volte. Oramai hai scelto di vivere a Vallona, no? Sì, Vallona è una città meravigliosa dove si vive molto bene, c'è un ambiente, c'è un microclima eccezionale, poi c'è il mare stupendo, le Poi persone anche la hanno. società è italianofona. Sì. Cioè, ci sono tantissime persone di grande gentilezza, e pertanto io conosco un bel po' di persone qua Capisco. in Albania, insomma. Intanto, stando qua, vivendo qua, oramai hai iniziato una trasmissione in una TV locale albanese, Tv Sì. Apollonia. Si chiama Salotto di Ferruccio, Salvatore Ferruccio. Sì, e Come per è portare. venuta questa idea a te? Perché io ho da 20 anni che parlo con l'ambasciata, con i politici, a suggerire più programmi italofoni. E non è che hanno portato tanto. Tu sai meglio di me che l'interscambio tra l'Italia e l'Albania è una cosa antica, insomma, diciamo, i cittadini albanesi, i cittadini italiani, veniamo tutti dalla stessa madre, e pertanto non c'è differenza, insomma, è stupido chi pensa ancora ai confini o alle differenze. Tu pensi che addirittura nel 1818 a Napoli si pubblicava un giornale 2 volte a settimana che si parlava del Regno di Napoli e le relazioni tra il Regno di Napoli e i cittadini albanesi, insomma. E Sì, questo significa che noi romantico. abbiamo un rapporto fraterno, tanto non ci divide 70 metri, 70 km di mare, insomma. Ma ci Abbiamo la unisce, stessa secondo me il cultura. mare ci unisce, non ci Il divide. mare ci unisce, sì, Giustamente. figurati. Io sono uno di quelli, non so se tu lo sai, io faccio parte di un'associazione che si chiama Futurama e noi studiamo in che modo il Mediterraneo dovrebbe essere più, diciamo, protagonista all'interno della comunità europea. E secondo me, negli ultimi anni, l'Italia ha commesso un gravissimo errore come fatto politico e strategico,
quello di abbandonare, diciamo, il suo ruolo principe che aveva nel Mediterraneo, nelle relazioni con tutti i paesi del Mediterraneo. Sembra che la Farnesina, dunque il Ministero degli Affari Esteri italiano, sta cambiando, diciamo, posizione al confronto l'Albania e anche, diciamo, la regione balcanica, poiché chi conosce la storia sa che l'Italia, tramite l'Albania, vuole trovare un commercio, diciamo, un'interconnessione culturale, economica più efficiente, poiché si capisce, chi conosce la geografia sa che per andare nei Balcani bisogna passare tramite l'Albania e principalmente tramite la Valona. E poi complimenti, poiché molto presto sembra che a Valona avrete anche un aeroporto in cui gli italiani mancano. Sì, ho saputo questo. Ci sono i turchi dietro, però sì. E a dire la verità, donna, al di là del fatto strettamente economico, che è di grande interesse da parte dell'Italia, ma io sono convinto che noi dobbiamo continuare quella relazione, il rapporto politico sotto l'aspetto umano e personale. Tu lo sai meglio di me che in Italia attualmente ci sono quasi 600.000 albanesi e in Albania forse saranno 50-60.000 italiani. Pertanto, e tu pensa che in Italia ci sono più di 200.000 ragazzi, diciamo, di genitori albanesi che frequentano le scuole italiane. Questo significa che quasi un terzo o un quarto della popolazione albanese vive in Italia. Ormai si sentono italiani come tutti quanti ci dovremmo sentire, cittadini del mondo. E oramai anche gli italiani come lei, che hanno scelto l'Albania come seconda patria, stanno aumentando giorno dopo giorno. Sì, sì, ma io sono convinto. Quanti siete voi pensionati italiani a Valona? Avete una cifra? Perché so che siete organizzati già in associazioni lì. Sì, sì, c'è un'associazione, come ce n'è una a Durazzo, un'altra a Tirana. Spero che poi, tra l'altro, queste associazioni si mettono insieme. Ma io sono convinto che se la maggior parte degli italiani, specialmente i pensionati, conoscessero veramente l'Albania, e su questo tu hai perfettamente ragione, io ho iniziato questo programma anche per far capire che, diciamo, qua si vive bene, che l'ospitalità, la gentilezza, la possibilità di vivere in una zona con un microclima molto favorevole, e perché no, anche in termini di costi, insomma, perché il costo della vita qua in Albania è molto più basso rispetto che in Italia, pertanto io sono convinto che potrebbero arrivare qua molti italiani, se parliamo solamente di italiani, ma sono anche convinto che l'Albania potrebbe diventare il punto di riferimento per tutta l'Europa sotto l'aspetto turistico e in special modo per le persone della terza età. Mancano ancora delle cose che il governo albanese dovrebbe fare. Mancano due cose che secondo me sono molto importanti. Uno, a creare delle strutture sanitarie, pertanto per dare maggiore garanzia a chi viene qua, e potrebbe creare delle strutture sanitarie in special modo per quanto riguarda la terza età. E l'altra cosa, dovrebbe fare una grossa operazione di marketing e di immagine per non far pensare ancora a quel retaggio storico che ce l'hanno ancora nelle teste molti, non solo italiani ma pure in Europa, di cosa è l'Albania. Sì. Intanto questo ha avuto modo di incontrare il primo ministro nostro Eddie Rama, sì, con diversi, sì, pensionati, alcuni di voi già iscritti. No, no, molti di questi Eddie Rama. No, io no. Sì, io no, capito, perché ho lasciato. Altri si sono iscritti, al partito, sì, sì, di altri Eddie Rama. Si sono iscritti. Comunque, sì, sì, hai avuto il modo di parlare, di chiedere a lui. Secondo te, ha preso nota, farà seguire i vostri suggerimenti? Io gli ho chiesto una cosa che secondo me è una cosa molto conveniente per l'Albania, che è quella di facilitare
quello che sono i permessi di soggiorno. Se arriva qua un cittadino italiano che, diciamo, vuole venire a vivere qua, e tra l'altro ti porta il certificato penale, che è una brava persona, non è un delinquente, e in più ti dimostra che lui può vivere con una pensione di 1.000, 1.500, 2.000 euro al mese, penso che quello dovrebbe fare reddito, mentre invece il governo albanese ritiene che questo non sia un reddito. Io ho chiesto alla presidente della commissione affari esteri, l'onorevole Mimi Codeli, che mi ha promesso di spingere la cosa, e mi risulta che oramai c'è un progetto di legge, uno diciamo che rispetta le vostre richieste, per diventare questo, legge. Lui mi ha detto di sì, che si sarebbe impegnato su questo. Non vi nascondo che poi mi ha fatto parlare con un'altra persona che lui mi ha mandato, che mi ha detto che questa è una cosa che lui seguirà e che farà. Poi dopo, poi gli ho chiesto una cosa più politica. Poi gli ho chiesto una cosa più politica. Spingere anche sull'accordo bilaterale fra il governo italiano e quello albanese per i contributi sociali. Questo vale anche per gli italiani che hanno scelto l'Albania. Questa è una cosa fondamentale. Però vediamo. No, poi io gli ho chiesto una cosa politica, insomma, perché come tu sai, io ho fatto fare degli incontri al sindaco qua di Valona con dei sindaci italiani, e poi in settimana spero che verrà il sindaco di Fiere. Sto cercando di contattare pure altri sindaci qua albanesi per creare dei gemellaggi che non siano solamente di facciata, ma su una serie di programmi ben definiti, spesso in modo per quanto riguarda la formazione, la possibilità di avere uno scambio tra giovani, per fargli fare ai giovani albanesi delle esperienze in Italia e dei giovani italiani delle esperienze qua in Albania. Naracca, io poi a lui gli dissi perché non cercate di fare un'operazione politica che può essere interessante, perché io ho scoperto che qua, al di là dei pensionati, ci sono degli italiani che hanno esperienze pure di carattere amministrativo, imprenditoriale, persone anche di un certo livello. Perché un'amministrazione tipo di qualsiasi città albanese, se riesce a trovare qualche italiano capace che ha voglia di portare qua la sua esperienza amministrativa, che è stato amministratore di qualche comune, di qualche città in Italia, perché non nominarlo all'interno di una giunta comunale, in modo che possa trasferire all'interno delle città qua in Albania delle esperienze di qualche città italiana. Giustamente, sarebbe una mossa positiva. E come ti ha risposto? Lui mi ha detto di sì, ha detto che era una buona iniziativa, che lui l'avrebbe fatto, poi dipende da lui, insomma. Vediamo. Perché io sono convinto che da una parte l'Italia non può più continuare a commettere gli errori di perdere le relazioni, i rapporti con i paesi del Mediterraneo. Condivido. Dall'altro c'è pure, diciamo, paesi come l'Albania, come ne parliamo in questo caso, che dovrebbero fare di tutto per avvicinarsi all'Italia e all'Europa. Perché quando io parlo dell'Italia parlo dell'Europa. Stanno cambiando, diciamo, il modo di fare politica, sia a Tirana che a Roma. E speriamo che questa volta vanno avanti nel modo positivo. Speriamo bene. Speriamo. Non fanno dormire sia a Farnesina che al nostro Ministero degli Affari Esteri. Perché purtroppo dobbiamo dire che non hanno fatto, secondo noi, parliamo tutti a titolo personale, il dovuto, diciamo, dinamismo al confronto all'Albania e i Balcani. Parlo di Farnesina. Comunque, per la prospettiva tua, qual è, tramite, diciamo, il salotto Ferruccio, il programma televisivo che si fa realizzare ad una città bellissima albanese, Fieri?
No, diciamo la prospettiva è quella sempre di più di mettere insieme italiani e albanesi, poi la cosa anche divertente perché essendo che io ho girato un po' quasi tutto il mondo e ho varie esperienze nella mia vita, insomma, tu devi sapere che io nel 1979, cioè nel 76 avevo una radio. Poi feci una casa editrice, insomma, dalla casa editrice siamo passati ai fumetti, ai cartoni animati, e dai fumetti ai cartoni animati poi realizzai una televisione che forse è stata la prima televisione al mondo, che si chiamava Emily TV, la prima televisione al mondo che arrivava in tutto il mondo. Ho un po' di esperienza di Tramite televisione, internet. ce l'ho. No, a quell'epoca internet siamo stati noi con un codec che realizzammo insieme al CNR in Italia. All'epoca non si usava internet, noi avevamo tre satelliti, pertanto diciamo, i programmi si rimbalzavano su questi tre satelliti che arrivavano. Sai che prima per un periodo c'è stata la televisione via satellite, cosa che adesso sta un po' finendo. Dobbiamo E là. trovare la sinergia dovuta tramite, diciamo, i microfoni di Radio Radicale, il salotto di Ferruccio e altre cose, Come perché no? serve No. molto di più per fare No. lo specchio dovuto alla realtà dinamica italo-albanese, che va sempre oltre alle relazioni istituzionali fra i due paesi. Io sono convinto che noi dobbiamo creare sinergie e cercare di mettere insieme quanto più persone possibile. Nel caso il mio grande piacere è quando riesco a far dialogare albanesi con italiani. E ti dico che peccato che c'è la pandemia, altrimenti qua sarebbero già arrivati un bel po' di italiani. Pertanto, un piccolo obiettivo l'abbiamo raggiunto, che è quello di far conoscere l'Albania, una serie di persone che non la conoscevano, in special modo Valona, sotto questo Dovevi aspetto. chiedere al principe Edi Rama di trasferire il tuo programma alla TV pubblica. Non è che costa per loro. No, ma io sono convinto, al di là di trasferirlo, io sono convinto che, diciamo, non solo l'Albania, ma pure l'Italia dovrebbe fare una cosa di questo genere. Insomma, Certo, per la legge. possibilità di dialogo, tu me lo insegni, che dialogare è la cosa migliore del mondo. Insomma, con il dialogo si Cambiare abbattono opinioni, muri. esperienze e portare fuori dei risultati, perché no? Poiché tramite i media si può trovare sinergia economica, investitori italiani che Sì. arrivano da queste parti, oppure Perfetto. albanesi che trovano lavoro e fanno investire in Italia, poiché non mancano anche Come qui. no, come no, come no. Io qua sto incontrando moltissime persone, non a caso ieri una persona mi ha chiesto se conoscevo delle aziende italiane, gliele ho presentate. Pertanto si possono creare, le cose delle volte sono molto più semplici di quanto noi pensiamo. Certamente, Molte dovranno volte la capire i realtà. politici questa cosa, poiché alla fine sono loro che devono decidere e far muovere in modo più veloce le cose. Purtroppo, Arthur, noi, questo non è solamente un problema dell'Albania e dell'Italia, tu questo me lo insegni perché sei un professionista, sei un giornalista molto attento. Purtroppo la politica in giro per il mondo non c'è più. Dobbiamo far La visione. svegliarlo e imporre le nostre volontà. La visione di un mondo che cambierà in una maniera spaventosa. Molti non sono, si sono ancora resi conto che già è in atto un cambiamento epocale Certamente. e la politica non l'ha ancora capito. E deve capire, dobbiamo noi essere a farlo capire, perché è così che funziona la democrazia. Dobbiamo bussare alle porte, se non aprono le porte, bisogna Li buttarli dobbiamo dentro per buttare fargli capire la realtà, poiché è al nostro interesse comune. Ti ma tu ringrazio, sai caro meglio di Ferruccio.
e complimenti per il salotto televisivo tuo, che sicuramente è un contributo alle relazioni italo-albanesi. Individuali, Grazie però a te. fai molte cose lì, eh. Da lunedì a venerdì lo fai, no? Un'ora di Sì, dal trasmissione. lunedì al venerdì, dalle 18 alle 19:30. Bello, bello. Io voglio ringraziarti per tutti i contributi che tu ci mandi, per le tue interviste che sono sempre Piacere. molto, molto interessanti. Come abbiamo detto, serve sinergia e lo stiamo facendo in Perfetto, modo modesto, perfetto, perfetto. però costante. La ringrazio di questa intervista. Grazie a te, buona giornata. Buona giornata. Da Tirana per Radio Radicale, Artur Nura.